rinnovo delle cariche provinciali in seno all'Associazione Nazionale Pensionati. Un comparto, quello dei pensionati del mondo agricolo, che soffre forse in maggior misura del drastico calo di potere d'acquisto delle pensioni, molte delle quali vicino alla soglia definite dalla Comunità Europea di povertà. Al suo secondo mandato Francesco Persicetti ribadisce con forza i nodi irrisolti della categoria. Uno è la sanità, che deve essere in linea con le necessità, e l'innalzamento della soglia minima delle pensioni, facendone di questi una questione di principio e di lotta futura. Sul portale, come ha stabilito la Comunità Europea, che le pensioni minime devono essere portate al 40% dello stipendio, per cui in Italia significherebbe una pensione di 650 euro, che è un minimo per vivere. L'altro punto fondamentale è stata la sanità, che purtroppo, se devono pagare le bollette, non possono pagarsi il ticket sanitario, non possono, cioè. E questa è una situazione che una società civile non può permettersi. Sanità e condizioni economiche dei pensionati a livello provinciale assolutamente in linea con quelle che sono le posizioni a livello regionale. Le pensioni al minimo, cioè quelle che attualmente prendono i 500 euro, sono pensioni di fame. Pertanto noi chiediamo che siano pensioni il cui importo superi la soglia della povertà, cioè almeno 700 euro. Per quanto riguarda i servizi sociosanitari, chiediamo che nelle aree interne possiamo avere alcuni servizi che siano essenziali per la sopravvivenza. Istanze dei pensionati ancora inascoltate quindi, e che meritano il sostegno del mondo agricolo, che ha intrapreso una strada di ripresa senza però ancora scorgere la luce in fondo al tunnel. Le lotte che si stanno facendo per le pensioni devono continuare, quindi la squadra ha lavorato bene, si continuerà ad essere incisivi per cercare di ottenere anche qualche risultato, perché al momento il governo nazionale sembra faccia un pochino orecchie da mercante. Noi vogliamo che sia rispettato un diritto, che una categoria.